Da Torino a Roma in bicicletta per dimostrare che fare attività sportiva con una patologia onco-ematologica è possibile. Migliora il benessere fisico, psicologico e previene gli effetti collaterali delle terapie. Lui è Roberto Laudati, medico ematologo presso l'unità di ematologia della Città della Salute e della Scienza di Torino, che dal 2021 combatte contro un linfoma non Hodgkin. Dopo un attimo di smarrimento, che mi sembra normale, come avevo visto un mucchio di tanto tempo nei miei pazienti, ho cominciato un po' a cercare qualcosa che mi aiutasse, e lo sport in effetti è stato un punto di riferimento, anche perché con la dottoressa Cox ho visto che l'attività sportiva ha una valenza terapeutica nelle malattie oncologiche. Partito lo scorso 29 aprile dal Centro Oncoematologico Subalpino di Torino, Roberto ha percorso 700 chilometri per arrivare il 4 maggio al Dipartimento di Ematologia del Policlinico di Tor Vergata a Roma. Ho pensato a qualcosa che potesse essere poi replicato da parte di tutti i pazienti. E quindi abbiamo pensato a una bicicletta a pedalata assistita, che chiaramente non è il toccasana, però permette di migliorare la sua prestazione fisica e anche di godere del panorama e quindi di avere anche un sostegno dal punto di vista morale. Un lungo viaggio in bicicletta in compagnia di un gruppo di amici per unire idealmente tutti i centri oncoematologici italiani e per raccogliere fondi per due borse di studio destinate agli studenti di scienze motorie per il progetto di esercizio fisico adattato ai pazienti. È stato dimostrato che una attività sportiva costante, una dieta sana, cioè uno stile di vita sano, possono prevenire almeno l'80% delle malattie cardiovascolari e il 40% delle malattie neoplastiche. E questa è la prevenzione primaria. Poi si ha una prevenzione secondaria, cioè gli ultimi studi hanno dimostrato che l'attività sportiva ha una valenza terapeutica durante la terapia delle malattie tumorali. Poi c'è una prevenzione terziaria, che è quella che si ha grazie all'attività sportiva e a una corretta alimentazione durante la chemioterapia. Perché i farmaci chemioterapici, ad esempio, tra i vari effetti collaterali, hanno anche un'importante cardiotossicità. Se uno fa attività sportiva, è stato dimostrato che la cardiotossicità è molto diminuita.